Un giorno la paperetta curiosa salì sul ramo di un albero. Lanatra si preoccupò molto. No, è pericoloso, le disse. Poi la invitò a scendere sulla sua testa da dove sarebbe riuscita a raggiungere il suolo sana e salva. Ma la paperetta era molto curiosa e anziché seguire i consigli dell'anatra salì più in alto. Allora l'anatra Arruffando le penne, chiamò in aiuto il gatto. Gatto! Gatto! Venne il gatto che salì sull'anatra, ma proprio quando stava per riuscire a prendere la paperetta, questa, anziché dal gatto, si fece prendere di nuovo dalla curiosità e salì ancora più in alto. Allora il gatto chiamò in aiuto il cane. Cane, cane! Venne il cane che salì sul gatto che era sull'anatra. Ma la paperetta era proprio tanto, tantissimo curiosa e salì ancora un po più in alto, così che nemmeno il cane riuscì a prenderla. Allora il cane chiamò in aiuto il tacchino. Il tacchino salì sul cane che stava sul gatto che era sull'anatra, ma ancora una volta la paperetta curiosa, come solo le paperette possono essere, salì più in alto. Il tacchino, furbo come noto possono essere solo i tacchini, con uno scatto improvviso riuscì ad afferrare la paperetta. Ma così facendo perse l'equilibrio e lui e tutti gli altri animali precipitarono al suolo, per fortuna senza nessuna conseguenza, almeno per la paperetta.